Ciao Grigliera Duro Crew, oggi ci facciamo un bel brasato. Super morbida, andiamo ad affettare. Ma che affumicatura. Oggi ci facciamo un bel brasato al vino rosso, buono buono, bello caldo, che quando fa freddino ci piace tanto scaldarci il cuore. Facciamo una bella ricetta, un pochino rivisitata, naturalmente in chiave barbecue, ok? Quindi abbiamo per questo brasato delle belle guance di scottona bavarese, queste sono buone buone. È un'alternativa, diciamo, al classico cappello del prete che si usa per fare il brasato. Ho voluto farlo con le guance perché sono belle succose, piene di collagene e vengono una squisitezza. Classico trito con due carote, due cipolle, tre gambi di sedano e tre spicchietti d'aglio. E andremo poi a insaporire il tutto con rub bistecca perfetta e spog rub. Poi vi farò vedere come. Iniziamo. Trimming delle guance, queste vanno assolutamente pulite perché questa membrana esterna qui è veramente dura e se non la pulite poi in cottura vi diventa cartone. Questa anche con un bel coltello affilato come questo è bella dura da tirare via, quindi c'è un bel lavoro da fare, ragazzi. Dall'altra parte invece non c'è praticamente niente da fare, c'è un pochino di questa pellicola qua. Giusto a tirare via. Prima cosa da fare, naturalmente, marinare la carne come vuole la tradizione. Quindi prendiamo le nostre belle guance, le mettiamo dentro in una ciotola, ci mettiamo tutte le verdure. Andiamo poi con rub bistecca perfetta. E li mettiamo anche un pochino di spog che gli dà una bella spinta di pepe. Questo andrà a sostituire quello che di solito sono tutte le varie spezie, l'alloro, ginepro, eccetera, perché comunque in questi rub hanno già un bel corpo, qui c'è già della noce moscata, un po' di rosmarino, sono tutte delle belle spezie che secondo me stanno molto bene all'interno di questa marinatura. E poi, come consueto, andiamo a innaffiare tutto con un bel vino. Buon vino rosso, bello corposo, magari anche invecchiato qualche anno. Tradizione vuole un bel Barolo, potete usare un Nebbiolo, comunque tutti i vini belli belli corposi. Lo lasciamo marinare tutta la notte, quindi almeno 12 ore, a volte anche un 24 ore ci va bene, soprattutto se avete un cappello del prete che è bello grande. Eccoci qua, è passata una notte, le nostre belle guance hanno marinato per bene e adesso andiamo a metterli il rub e andare nel barbecue per la prima fase di cottura. Praticamente andiamo a sostituire quella che è la rosolatura iniziale che si fa per il brasato con una bella affumicatura fino a ottenere un bel bark. Quindi andiamo a dargli un po' di spog rub che nel manzo è la morte sua su tutti i lati e andiamo adesso fuori nel barbecue per la prima fase di cottura. Iniziamo con la prima parte di cottura che appunto è l'affumicatura. Io ho già messo all'interno un bel chunk di quercia che gli darà comunque un aroma di fumo leggero, non troppo invasivo, però la quercia sta molto bene con il manzo. Se volete un'affumicatura più intensa vi consiglio del mesquite o anche del noce, si sposano da Dio con questa ricetta. Andiamo quindi a mettere le nostre guance in cottura. Abbiamo già posizionato il deflettore nel nostro camado, quindi questa sarà una bella cottura indiretta, circa 120-150 gradi, perché in questo caso abbiamo bisogno di fargli un bel bark in tempi più o meno brevi, perché tanto la cottura sarà poi all'interno del Dutch oven brasando con il vino, quindi in circa 2 ore, anche 1 ora e mezzo, noi dovremmo riuscire ad avere già un bel bark. È passata un'oretta. Guardate che belle le nostre guance, come sono belle fumanti, hanno preso un bellissimo colore, hanno già fatto il loro bel bark. Io ho già predisposto il Dutch oven, già scaldato, andiamo a mettere
olio e andiamo a soffriggere per bene le verdure che abbiamo scolato dal vino. Quando le verdure sono belle rosolate, prendiamo le nostre belle guance e andiamo a disporle dentro. E a questo punto aggiungiamo anche il vino. Chiudiamo il coperchio, chiudiamo il barbecue e facciamo cuocere lentamente fino a quando le guance non sono belle morbide. Sono passate circa 3 ore, io ho già sbirciato, ho già tirato via il coperchio e il Dutch Oven, guardate che spettacolo. Boom! Guardate che belle! Termometro, andiamo a testare anche la morbidezza, cioè guardate come entra come se fossero burro proprio. A temperatura siamo intorno ai 90 gradi. E adesso cosa facciamo? Prendiamo le nostre belle guance, le trasferiamo in una teglia, la chiudiamo e queste adesso le lasciamo al caldo a riposare. Va benissimo anche un forno spento, tanto non dovranno aspettare molto. Direttamente nella pentola andiamo a frullare tutte le verdure insieme al vino e i succhi di cottura che hanno lasciato le guance. Una volta che sono belli frullati possiamo farli ridurre un attimino se risulta ancora un po' liquido e poi siamo pronti per andare a servire il nostro bel brasato. Bene ragazzi, guardate qua, mamma mia, super morbida, andiamo ad affettare. Ma che affumicatura, manco il grissino qua con gli occhi si affetta. Guardate qui tra il vino e l'affumicatura che anello rosa, guardate qui la gelatina, come si scioglie tutta, mamma mia. Allora, facciamo questo bel impiattamento. Qualcuno mi odierà perché non c'è della polenta e avete anche ragione. Andiamo con il sughetto. E voilà. Il sugo, se vi piace, i succhi questi, se volete una cosa più fine, potete anche filtrarli, quindi con un colino passarli tutti per togliere tutta la parte, diciamo, solida. E fare proprio una salsa lucida, però a me piace rimanere più sulla tradizione e frullare e non setacciare. Allora mi assaggio prima la guancetta senza sughetto perché mamma mia, mi guarda proprio, mamma mia che bontà ragazzi, bella pepata. E adesso andiamo alla guancia brasata. Io pecco sempre di inesperienza e mi ustiono tutte le volte, ma ragazzi devo dire che c'è questo profumo, non riuscivo più ad aspettare. Direi che guancia brasata nel Barolo, ragazzi, con un tocco di affumicatura prima, è la versione definitiva del brasato.